Il più cordiale benvenuto a tutti amici sportivi, eccoci qua di nuovo con voi con un nuovo servizio un po' particolare, non ce ne occupiamo spesso di questo sport, ma è uno sport bellissimo, uno sport che nel suo contesto e nel suo complesso è davvero richiama ancora l'attenzione di tanti. Voi perché insomma i movimenti, ma soprattutto quello che è tutto l'insieme richiama diciamo diversi e tanti nostri atleti davvero bravi per quanto riguarda lo sci di fondo, voi perché insomma lo ski roll è di questo che ce ne occupiamo, è veramente uno sport praticabile proprio da tutti. Ed eccoci qua dunque in quel di Zogno, dove lo Sci Club Zogno Brembo Ski con il patrocinio del comune di Zogno ha organizzato questo quarto trofeo di ski roll Barbara Aramini, una gara promozionale a tecnica classica con partenza in linea. Questo è quanto è e quanto fra poco andrete a vedere. Si parte da Zogno, si arriva dopo 8 km e 200 metri a Sant'Antonio Abbandonato. Spesso e sovente questo paese noi l'abbiamo sentito nominare, anche perché insomma diciamo così che il luogo non è certamente adesso è raggiungibilissimo, tra l'altro anche dalla Val Brembilla e non soltanto da Zogno, la strada però è abbastanza in salita con un buon dislivello. Ed eccoli qua i partenti, attenzione, stanno partendo e sono, dobbiamo dire, davvero un bel gruppo. Fra poco vi citerò quelli che sono i numeri, però dobbiamo dire che sicuramente sono nel suo complesso è davvero un bel gruppo. Sono circa 40 per quanto riguarda la categoria master maschile e femminile, visto che sono partiti assieme, sono circa 30 e fanno già 70 quelli che sono inseriti nella categoria appunto senior, sia master che femminile. E poi ci sono i giovani junior e aspiranti che però sono partiti assieme e anche loro sono circa una quindicina e portano il totale a circa 85-90 persone. Io vi sto dicendo questi numeri che sono quelli giunti al traguardo, qualcheduno gioco forza se è dovuto fermare prima. E poi però dobbiamo dirvi che c'erano, per quanto riguarda anche il settore giovanile, che però partiva, i giovani sia maschili che femminili partivano a 4 km del tracciato invece degli 8, mentre i giovanissimi, che erano una decina in totale in gara, dovevano partire, purtroppo non abbiamo la partenza a 1 km dall'arrivo. Per il momento noi ci concentriamo su questi giovani, su questi senior master, e devo dire davvero che ce ne sono. Sono atleti anche di un certo prestigio. Pensate, tanto per dirvi, Guido Masiero, che ha il numero 6, lo vedremo spesso fra i protagonisti, arriva addirittura dal Montebelluna, Ciclan Montebelluna. Poi abbiamo Gianni Predanze del Team Futura di Trento. Questo vuol dire che arrivano proprio da tutte le parti perché c'è questa passione indubbiamente che li attrae proprio per quanto riguarda appunto lo ski roll. Poi un certo signor Riccardo Gabusi, che ho avuto anche il piacere di sentire per telefono proprio in questi giorni, lui arriva addirittura da Lugano, pensate un po'. E poi abbiamo diversi atleti di casa nostra come quelli del Sci Club Presolana, Mauro Zanni, Maurizio Pasini dello Ski Gromo, e poi quelli naturalmente del sodalizio organizzatore, vale a dire il CAI di Zogno e piuttosto che appunto lo Sci Club di Zogno. Davvero, davvero diversi atleti, e per diciamo così andare a mettere quella che è una bella ciliegina su davvero una torta splendida anche il settore femminile, e per quanto riguarda i master e per quanto riguarda i senior, nel settore femminile abbiamo Claudia Roata, che arriva anche lei da Montebelluna, lo Sci Club di Montebelluna. Poi abbiamo Loretta Urgesi della Brianza Ski Roll, ma la più attesa è l'atleta di casa Marisa Sonzoni, qui siamo in ambito master femminile. E poi invece per quanto riguarda i senior abbiamo Giulia Malagoni e Ilaria Paltrinelli, due giovanissime, classe 94, che le vedrete protagoniste fra la categoria senior. Poi avremo anche Elena Bugatti,
della Schirollisti Pazzi, la carissima Elena, anche lei categoria senior. Ecco, forse qui c'è qualche discrepanza nelle categorie, probabilmente non c'entra la ragione di età, ma probabilmente altri fattori. Bene, e poi naturalmente quelli dello junior aspiranti, categoria junior aspiranti, e qui avremo ancora 3 o 4 ragazze in gara, ma soprattutto avremo anche gli atleti del Lubi Banca Goggi, gli atleti dello Sci Club di Roncobello, avremo Gabriele Schena che arriva addirittura dal Valmalenco. Insomma, davvero panorama variegato per quanto riguarda appunto questa gara di ski roll organizzata dal Sci Club di Zogno, esattamente Sci Club Zogno Brembo Ski, come appunto è chiamato. C'è una grande tradizione, lo dobbiamo dire, ma credo che tutti gli sci club ormai si stanno orientando proprio anche in questo senso, proprio perché intanto superiamo, vedete qua, la Marisa Sonzogni, mentre questa è Elena Bugatti, buona la sua andatura, e dicevo, tutti gli sci club ormai si orientano per l'allenamento estivo proprio con l'organizzazione, ma soprattutto la partecipazione a queste gare di ski roll. Bene, e adesso andiamo a vedere che cosa succede durante la gara. Qui siamo ancora, ci siamo fermati dopo aver seguito lo spunto iniziale dei due dei quali vi parlerò fra poco e che sono sicuramente i protagonisti, poi assoluti della manifestazione, poi ci siamo fermati e abbiamo aspettato il passaggio di tutti, credo tutti o quasi tutti i concorrenti, poi comunque avremo modo di vederli tutti anche su in cima. E adesso piano piano con la bicicletta guidata, con la motocicletta, chiedo scusa, guidata da Massimo, credo di ricordarmi, e lo ringrazio per il suo apporto, stiamo risalendo il gruppo e vedete qui le due ragazze giovani di cui vi dicevo, le vediamo qua inquadrate, si tratta di Giulia Malagoni e di Ilaria Paltrinelli, tutte e due del Brianza Ski Roll, eccola lì, con adesso la Malagoni che fa l'andatura, Paltrinelli, Malagoni in seconda, sono loro le prime due che sono svettate, sono diciamo nella parte alta del gruppo anche dei maschietti, è un gruppo che si è comunque subito sfilacciato e che naturalmente consente a chi ha più gamba di subito, visto che la strada subito si inerpicava, di staccare i rivali. Come avete sentito, purtroppo la mia voce non è di quelle più simpatiche stamattina, allora chiedo la vostra comprensione, faccio così, visto che sicuramente tutti voi avrete modo di come posso dire, di godervi queste immagini realizzate dal sottoscritto in sella alla motocicletta di Massimo, e poi naturalmente ci sentiremo più avanti quando andremo a commentarvi in diretta la gara per le primissime posizioni. E non abbiamo fatto una grande pausa, amici appassionati di ski roll, anche perché giustamente, come vi ho detto, non avevamo la partenza della categoria giovani e giovanissimi, però abbiamo l'arrivo, i primi ad arrivare sul traguardo sono proprio coloro che appartengono alla categoria giovanissimi, in particolare per il Valserina va a vincere 1 chilometro per loro percorso con il tempo di 6:41 Daniel Bianzina, al secondo posto Lorenzo Moizzi del Valmalenco e al terzo Lorenzo Bonaldi dell'Ubi Banca Goggi. Per quanto riguarda il settore femminile, avete visto l'arrivo di Gaia Alcaini, sempre del Valserina, e di Sara Belotti del Roncobello. Questo è
come dicevamo, il settore dei giovanissimi, mentre qui su al traguardo, proprio di fronte alla chiesa di Sant'Antonio Abbandonato, che appunto è il paese dove è posto l'arrivo, il paesello che, come ho detto, sovrasta e la Val Brembana e la Val Brembilla, perché io mi ricordo di essere salito una volta anche dalla Val Brembilla. C'è questa splendida chiesetta che vedete là, era quello del cimitero, la chiesetta è posta da quest'altra parte dove appunto era posto l'arrivo e dove si attende adesso l'arrivo dei giovani che, ripeto, sono partiti a 4 km dal tracciato, dunque metà percorso rispetto ai senior master, e sono attesi da un momento all'altro, e li vedremo fra poco sfrecciare sul traguardo e vi darò la classifica anche di questa gara. Sono in totale circa una ventina, io vi darò i primi appunto per ogni settore, sia quello maschile sia quello femminile. E infatti, dopo aver visto, ecco, vedete, Val Brembilla finisce e inizia, e intanto vediamo Lorenzo Riccardo Masiero del Montebelluna che va a vincere la prova con il tempo di 17:30, al secondo posto Gianmarco Gatti della Toro Ski. Al terzo Mirko Bonaccorsi dello Sci Club di Gromo, al quarto posto Matteo Milesi del Roncobello, quinto Alessandro Rossi della Polisportiva Valmalenco, e della stessa società al sesto posto va a piazzarsi Lorenzo Moizzi. Poi a seguire Mauro Balmetti della Valle Anzasca e quindi Alessandro Valsecchi della Polisportiva Team Brianza. In ambito femminile la vittoria invece è andata a Claudia Milesi del Roncobello, che ha preceduto Alessandra Bonaldi dell'Ubi Banca Goggi. Al terzo posto Arianna Bricalli del Valmalenco, quarta Iris Campana del Ubi Banca Goggi, quinto posto per Eleonora Villa del Team Brianza, sesta Giulia Cozzi dell'Ubi Banca e al settimo posto Rebecca Zani del Valserina. Il tempo impiegato da Claudia Milesi è stato di 22:12 sui 4 km del tracciato. Bene, ci sono ancora alcuni arrivi, io vi ho citato più o meno tutto. Adesso, per quanto riguarda appunto questa gara, della quale purtroppo non avevamo a disposizione altre immagini se non quelle dell'arrivo, del resto già eravamo presenti con due telecamere, ce ne voleva un'altra quantomeno per seguire la gara dei giovani, ma abbiamo pensato di dare un po' più di rilievo appunto alla gara dei senior master, che fra poco andremo ancora a seguire da vicino. Ed eccoli qua i due protagonisti della gara, li vedete inquadrati, questo è Sergio Bonaldi, lui difende i colori del gruppo sportivo dell'Esercito, mentre appena lì davanti, eccolo con la maglia, con la tuta bianco-verde, c'è un altro appartenente, ex appartenente alla nazionale, vale a dire Richard Tiraboschi, oggi corre per la Toro Ski. Poi subito dietro, ma li vedremo fra poco, subito dietro vedremo i protagonisti, però ahimè di quella che sarà la terza posizione del podio, perché l'andatura dei due Bonaldi e Tiraboschi, come vedete, è davvero sostenuta e dietro praticamente nessuno è riuscito a reggere il ritmo. Ecco, guardate questa immagine, adesso forse qui la telecamera accentua un po' la ripidità della strada, però una strada che da Zogno a Sant'Antonio Abbandonato ha una media di pendenza, tranne un trattino di 200 metri circa pianeggiante, ha una media della pendenza di circa il 10%, con diciamo dei tratti che vanno addirittura al 12-13%. Dunque sicuramente una salita impegnativa, però vedete che i due davvero non stanno scherzando assolutamente, stanno dando un'impronta particolare alla gara e soprattutto la loro andatura. E dietro, eccoli qui a fare certamente non da terzi incomodi, però vediamo con la maglia biancorossa Alfio Di Gregorio del Montebelluna, con la maglia scura, chiedo scusa,
Alfio Di Gregorio, mentre abbiamo visto Eugenio Bianchi e Stefano Paganessi del Brianza Schirol subito lì dietro. Poi arrivano tutti gli altri a seguire. Adesso qui naturalmente, se non si riesce a leggere il numero, è veramente difficile riuscire a capire di chi si tratta, però lì nelle prime posizioni troviamo sicuramente Pietro Mosconi, poi abbiamo visto anche Davide Pesenti del San Pellegrino, Fabrizio Arnoldi dell'Ubi Banca Goggi e poi anche i due dello Sci Club Roncobello, Fulvio Gianati e Mattia Ripamonti. Però dietro si fanno vedere anche coloro che appartengono allo Sci Club di Gromo, in particolare Arrigo Bonacorsi e poi ancora Roberto Sfardini dell'Altitude Reis, Alessandro Bonaldi della Banca Goggi e quindi ancora un altro Alessandro che di cognome fa Bianchini e arriva dal Team Brianza, Polisportiva SD. Poi ancora altri atleti che ogni tanto ci capita di vedere, ricordo che tanti di questi atleti saranno presenti anche fra poco più di una decina di giorni quando andrà in scena la gara della Sovere Bossico che noi seguiremo in particolare, una Sovere Bossico ancora più selettiva per quanto riguarda la partecipazione dei big, perché ci saranno tutti gli atleti, tutti o quasi tutti gli atleti della nazionale italiana di fondo, il che è tutto dire. Daniele Martinelli, insomma, quando si mette lui riesce a portare e dare lustro alla manifestazione. Non è che questa, perché voglio ricordare, io non so la storia di Alfio Di Gregorio, che non è più giovanissimo, del 1970, ma sicuramente è stata una storia fatta di risultati importanti e soprattutto di grandi soddisfazioni, così come quella di Eugenio Bianchi e di Stefano Paganessi, così come quella ancora di Pietro Mosconi, che sicuramente hanno lasciato un'impronta, non faranno parte della nazionale o dei gruppi sportivi militari come Sergio Bonaldi appunto, ma sicuramente la loro capacità non è mai stata messa in discussione, tantomeno adesso. E con la telecamera, grazie alla motocicletta, ci riportiamo in scia dietro, anzi per la verità è proprio in scia, giusto, di Sergio Bonaldi e di Richard Tiraboschi. La gara adesso sta entrando nel vivo, vedete Bonaldi leggermente spostato sulla sinistra, ha tentato un primo allungo, però è subito rientrato e come vedete adesso Richard Tiraboschi va a condurre lui e magari cercherà di capire, magari spiando il volto del suo amico avversario, perché i due tra l'altro sono anche amici, cercherà di capire magari qualche attimo di sofferenza per cercare di allungare. Dunque la gara va raccontata, qui intanto c'è il ristoro dopo i 3 chilometri del quale appunto la gara, nel quale la gara ora sta entrando nel vivo, dicevo c'è il ristoro, ma la gara viene raccontata attraverso le immagini, ecco il perché abbiamo voluto essere, ecco questo è il tratto pianeggiante, anche leggermente in discesa, proprio un tratto 200-250 metri, vedete che la velocità è aumentata di parecchio, ma subito dopo la strada ricomincia a salire e adesso attenzione, c'è il forcing di Richard Tiraboschi, però parte addirittura, sembra partire o perlomeno tenta di farlo, Sergio Bonaldi, vedete, vediamo se Sergio Bonaldi è andato avanti, no, eccolo qua ancora fianco a fianco e non cede però Richard Tiraboschi, vi dicevo non è Bonaldi è con la maglia azzurra naturalmente, con i colori dell'esercito, dicevo che non sono certo io a darvi la cronaca della gara, bensì le immagini che sono davvero belle, parlano da sole e allora seguiamole senza più ciance.
E nel montaggio del nostro servizio arriviamo e ci fermiamo in questo preciso istante con la motocicletta, poi la motocicletta proseguirà da sola. Quando a un chilometro dall'arrivo avete visto il cartello, sono partiti i ragazzini della categoria giovanissimi. Eccolo lì la linea, ma ecco Sergio Bonaldi che nel frattempo, e l'avete seguito attraverso le immagini, ha sferrato il suo attacco, ha cercato di resistere, di rientrare Richard Tiraboschi dopo il primo attacco, ma Bonaldi ha insistito e adesso ha guadagnato quella ventina di metri che sembra riuscire a difendere. Qui attenzione, arriva per la Brianza Ski Roll, c'è Eugenio Bianchi, eccolo l'inquadrato, anche lui ha attaccato, ha lasciato la compagnia di Alfio Di Gregorio. Alfio Di Gregorio, eccolo che transita proprio adesso, dunque al quarto posto, sono staccati però oserei dire un minuto abbondante dai due che stanno conducendo la gara. E poi arriva anche Stefano Paganessi, anche lui della Brianza Ski Roll. Siamo a un chilometro dall'arrivo e da qui in poi la telecamera sarà ferma, seguirà tutti i passaggi fino all'arrivo, diciamo così, inserendo però nel nostro montaggio abbiamo inserito l'arrivo dei primi, visto che sicuramente chi era dietro, tanto transita anche Pietro Mosconi della Brianza Ski Roll, anche lui, e dicevo che sono stati inseriti per praticamente. Intanto arriva anche Fabrizio Arnoldi, Davide Pesenti e poi anche Guido Masiero del Montebelluna, Vittorio Torchitti del Lubi Banca. No, Vittorio Torchitti, chiedo scusa, è un po' più dietro, chiedo la vostra comprensione, e poi via via tutti gli altri. Devo dire comunque che i migliori sono già tutti transitati, i migliori sono tutti lì certamente a cercare un bel piazzamento in questa gara. Ecco, è inutile sottolineare che queste sono gare che naturalmente per chi fa competizioni a certi livelli servono per mantenere, per ritrovare il passo, perché è vero che durante l'estate non si fermano mai, ma sono allenamenti in palestra, sono allenamenti magari per quanto riguarda la corsa, però per il ritmo dello sci di fondo sicuramente lo ski roll è l'allenamento che è molto più consono, molto più vicino appunto alle aspettative. Ancora un intervallo musicale, non c'è bisogno di commento.
panoramica dall'altro, prima dei paesi della Valle Brembana nel basso, e adesso tuffiamoci sul traguardo, signori, dove, come potete vedere, va a chiudere con il tempo di 31:44 Sergio Bonaldi, e dunque riesce ad avere la meglio nei confronti di Richard Tiraboschi, 31:59, poi terzo posto per Eugenio Bianchi con il tempo di 33:06. Quindi al quarto posto l'avete visto Alfio Di Gregorio, 33:23, e al quinto posto ancora Stefano Paganessi della Brianza Ski Roll con il tempo di 33:43, al sesto posto Pietro Mosconi della Brianza Ski Roll pure 34:22, poi con il tempo di 35:50 il primo dalla categoria Master Guido Masiero, davvero un gran bel tempo per lui, e poi ancora al ottavo posto il secondo dei Master Vittorio Torchitti, quindi con il tempo di 39:57 il ottavo al traguardo, terzo dei Master Gianni Predanza del Team Futura Trento, e poi ancora al nono posto Giuseppe Gervasoni dell'Ubi Banca Goggi, quarto dei Master al traguardo, e quindi al decimo posto ancora un senior, vale a dire Fabrizio Arnoldi dell'Ubi Banca Goggi pure lui, e poi via via tutti gli altri, con una classifica che davvero ha visto, poi per quanto riguarda i senior, e qui vi do appunto tutto l'ordine di arrivo dei senior, perlomeno nei primi 15 di questa categoria, con eravamo arrivati al settimo posto dell'ottavo posto, decimo posto assoluto, chiedo scusa, settimo posto per quanto riguarda i senior di Fabrizio Arnoldi, poi ottavo posto nei senior per Davide Pesenti San Pellegrino, 41:20 il suo tempo, nono posto per Damiano Ceroni della Brianza Ski Roll col tempo di 41:53, al decimo posto Fulvio Gianati dello Sci Club Roncobello con il tempo di 42:57, mentre per quanto riguarda l'undicesimo posto è andato a piazzarsi Mattia Ripamonti, dodicesimo Arrigo Bonacorsi, tredicesimo Alessandro Bonaldi, quattordicesimo Roberto Sfardini e quindicesimo Alessandro Bianchini. Per quanto riguarda i Master invece, mentre vediamo ancora le immagini, siamo tornati sul tracciato, sul percorso, per vedere appunto il passaggio di tutti i concorrenti, lì abbiamo visto Ilaria Paltrinelli della Brianza Ski Roll transitare in seconda posizione. Dicevo, per quanto riguarda i Master, l'ordine di arrivo è solo per i Master naturalmente, è stato il primo è stato Guido Masiero, il secondo vi dicevo Vittorio Torchitti, terzo Gianni Predanz, quarto Giuseppe Gervasoni, quinto Sergio Monaci, poi al sesto posto Paolo Ricca, e al settimo posto Andrea Rottini, ottavo Fiorenzo Magni, nome e cognome nobile ma nel ciclismo, della Sci Club Comunità Montana Valsassina, e al nono posto Riccardo Gabusi del Lugano Sci, addirittura dalla Svizzera, 46:08 il suo tempo, mentre vi ricordo il tempo del vincitore di Sergio Bonaldi, 31:44 il tempo del primo della categoria Master, vale a dire Guido Masiero, 35:50. Decimo posto poi per Alessandro Sala, undicesimo Maurizio Pasini del Gromo con il tempo di 46:28, dodicesimo Mauro Zanni, tredicesimo Emilio Locatelli, quattordicesimo Elio Rodigari, e al quindicesimo posto per il gruppo sportivo Alpini di Sovere Giacomo Finazzi. Poi tutti gli altri a seguire. Questo l'ordine di arrivo, vi ripeto, della categoria Master, della categoria Senior ve l'ho già raccontato, e devo dire effettivamente che è stata una splendida gara. Certo, la presenza di Bonaldi non ha fatto altro che mettere in risalto ancora una volta la grande prestazione appunto del portacolori del ragazzo di Serina. Devo parlarvi ancora di classifiche, e lo facciamo prima di tutto con la classifica relativa agli junior e aspiranti. Ha vinto con il tempo
maschili naturalmente, di 35-53 Luca Curti davanti a Gabriele Schena, al terzo posto Carlo Bonaldi, quarto poi Lorenzo Milesi, quinto Luca Milesi, sesto Angelo Buttironi, settimo Mattia Bonzi, ottavo Patrick Bonzi. Questo nella categoria junior aspiranti maschili. Per quanto riguarda le femminucce, la prima al traguardo è stata Nicole Bricalli, secondo posto per Alessia Valle e terza Francesca Bricalli. Per quanto riguarda invece la categoria senior femminile, la vittoria è andata a Giulia Malagoni, vi dicevo, assolutamente protagonista, subito seguita a poca distanza, esattamente. Poca distanza no, esattamente però qualche minuto, da Ilaria Paltrinelli della Brianza Skyroll, mentre al terzo posto ha chiuso Elena Bugatti. Nella categoria master però femminile, la vittoria è andata a Marisa Sonzoni del CAI di Zogno, davanti a Claudia Roata del Montebelluna e a Loretta Urgesi della Brianza Skyroll. Magari vi parlerò ancora di questa classifica, ne abbiamo effettivamente parlato un po' poco per quanto riguarda il settore femminile, perdonatemi, però mi premeva, lasciatemelo dire, insomma, seguire assolutamente, seguire la gara da vicino per quanto riguarda le categorie diciamo maggiori, le senior master. Eccola qua Elena Bugatti, buono il suo passo, ancora sorridente, dunque per lei un bel terzo posto, chiuderà con il tempo di 49 e 24 e fra poco andremo a seguirla anche al traguardo con le immagini di Emi Moretti che ha curato in particolare l'arrivo. Ancora panorami dall'alto verso il basso. Non mi ricordo più che paese è, però abbiamo l'opportunità di seguire ancora l'arrivo, le immagini o il passaggio degli altri concorrenti. Naturalmente qui siamo con il cronometro in zone, in tempi piuttosto alti, vi basti pensare, ma con questo gli faccio comunque i complimenti a Francesca Bricalli del Valmalenco che ha chiuso con il tempo di 1:01, ma devo davvero dire. Io avrei voluto essere lì al suo posto, lei sicuramente ci è riuscita. Certo, il tempo più alto, signori, è stato però di un giovanotto, classe 1000, adesso sto guardando se riesco a vedere la sua data di nascita, è del 1952, il tempo impiegato di 1:27. Lui, Ignazio Pedretti, gareggia per la Brianza Skyroll. Poi, con un po' di meno, e sto guardando però, era anche il meno giovane. C'era da segnalare anche, ha ottenuto un bel tempo, 57:30, Romeo Cesana dello Sci Club di Lissone, mentre salutiamo anche l'amico Carrara degli Alpini di Sovere, anche lui presente, mi ha fatto davvero piacere. Praticamente è venuto un po' a pubblicizzare la gara che viene organizzata, come vi dicevo, il 12 settembre prossimo. Si tratta di Giuseppe Carrara, uno dei responsabili del GSA di Sovere, che è arrivato 17° al traguardo nella categoria master, ma lui è un giovanotto rispetto appunto a chi vi ho citato prima. Insomma, devo dire che le date di nascita si sono, come posso dire, sprecate, ma ci mancherebbe. Del resto però a questa gara, come vi dicevo, a questa specialità, questa disciplina, come vi dicevo prima, possono davvero partecipare tutti. E allora adesso, visto che vi ho raccontato tutto, quasi tutto, lascio spazio ancora alle immagini, a un sottofondo musicale e poi noi ci sentiremo per le interviste realizzate al termine della competizione stessa.
Vi ho lasciato gustare ancora tanti arrivi sul traguardo e allora mi intrometto appunto fra tutte queste immagini e fra tanta bella musica con il commento, ancora per ricordarvi che erano circa un 85, anzi 84 i partenti per quanto riguarda la gara del settore assoluto, vale a dire senior, master e in più anche junior e aspiranti, e circa una trentina di ragazzi, dunque in totale 115 partenti e lo stesso John che sentiremo, il massimo organizzatore che sentiremo fra poco in intervista, si è detto soddisfatto ancora una volta della partecipazione e innanzitutto anche della qualità. Dobbiamo dire che naturalmente la gara è stata fatta proprio a favore per ricordare la grande figura di Barbara Ramini, la moglie di John, che è scomparsa qualche anno fa, e che l'eventuale utile della manifestazione andava tutto in beneficenza, e di questo ce ne parleranno due insigni medici.
terminata la gara di Skirol organizzata dalla Brembo Ski di Zogno. Naturalmente parliamo col signor Sonzogni, che è il segretario del sodalizio di Zogno. Da Zogno a Sant'Antonio Abbandonato, 8 km, 700 metri di dislivello, allora un bel numero di atleti, soprattutto poi anche un po' di qualità che non guasta mai. Sì, ormai abbiamo dei atleti che vengono tutti gli anni, è il quarto anno che facciamo. È una organizzazione collaudata, quindi è andato tutto bene. Poi oggi il tempo è stato stupendo, a differenza dell'anno scorso. Quindi siamo contenti. Sempre un 100-120 atleti. Insomma, ecco, un bel successo anche per quanto riguarda il settore giovanile. Vuol dire che lo Skirol, che poi è una branchia dello sci normale, insomma, vuol dire che ha sicuramente un bel futuro, no? Sì, diciamo che questa è un'estensione dell'attività invernale, quindi quelli che vogliono rimanere in allenamento, in attività anche durante l'estate, approfittano di queste organizzazioni per, certo, per fare. Prima di parlare dello sci vero e proprio per quanto riguarda Brembo Ski, parliamo del ricordo anche di questa signora Ramini, che Barbara Ramini ci ha lasciato e che sicuramente ha lasciato un vuoto difficilmente cancellabile. Era un personaggio che si occupava di tante cose nell'ambito comunale, dall'assistenza all'insegnamento, e quindi il marito ci tiene, lui, è lui un po' tutto il motore che traina, ecco, e noi sicuramente lo assecondiamo volentieri, anche perché poi quel po' di utile che arriva va in beneficenza, quindi è tutto un movimento di associazioni, certo, e di beneficenza. Sì, certamente. E adesso parliamo della vostra attività principale, insomma, quella dello sci. La crescita è in linea con quelle che erano le attese del vostro sodalizio? Sì, è in linea, abbiamo anche qualche numero in più di quanto, però siamo contenti. I ragazzi, abbiamo degli ottimi allenatori che si impegnano i ragazzi, quindi è una crescita costante sia di tecnica che anche in agonismo. Certo, a questo punto c'è soltanto dopo una bellissima estate, dopo bellissime manifestazioni come questa, oggi baciata anche dal bel tempo, c'è soltanto da aspettarsi una stagione invernale. Qualche metro di neve. Qualche metro di neve per far felice un pochettino tutti, no? Sì, infatti è il nostro. Noi abbiamo delle stazioni qua abbastanza vicino, però hanno bisogno di una bella nevicata, poi Poi vedremo. Grazie signor Sonzogni, complimenti grazie anche per la gara di oggi. Che siete stati bravi oggi. Siamo con John Ferrari, coordinatore della Brembo Ski, naturalmente principale organizzatore, per carità, assieme a tanti altri, di questa edizione numero 4 del trofeo alla memoria di Barbara Ramini. Mi pare che sia stata una bellissima giornata, i numeri piano piano crescono e forse questo era il vostro intento, insomma. Sì, oggi è stata una bellissima giornata dopo la pioggia dell'anno scorso. Se ti ricordi, l'anno scorso la mattina era venuto giù un nubifragio, oggi invece abbiamo potuto preparare tutto questo bello scenario qua a Sant'Antonio e sono contento che sia finita bene. Gli atleti hanno risposto adeguatamente, dico, erano un bel numero. Non ancora come quello che spero io spero sempre nei 130-140, però piano piano spero di arrivarci a quel numero. Certo, ci stiamo arrivando, insomma, anche perché sappiamo che questo è uno sport di fatica, non è proprio una vela, soltanto una passeggiata. Sappiamo che gli 8 chilometri, tranne forse qualche centinaio di metri, sono tutti in salita dove bisogna tirare fuori la grinta. Sì, dobbiamo dire che un centinaio, 120 atleti nello Skirol equivarrebbe a un 400 atleti nella corsa. Dunque, la proporzione è questa. La proporzione più o meno è questa. Dunque non è, ecco, gli atleti anche oggi sono venuti da molto lontano, dal Veneto, dal Piemonte, dalla Vallanzasca, dalla Valmalenco, da Livigno e da Lugano anche, due svizzeri c'erano. Dunque, beh, non posso lamentarmi, magari qualche atleta di più del Clusone, che sono un po' restii a mettere gli Skirol. Il 413 e anche la
il, come si chiama, la, lo skill pario, sono un po' resti, però vabbè, io non giudico e non critico nessuno, perché non sta a me. So che questa è una bella gara premiata e spero che in futuro magari verranno. Va bene, allora facciamo così, ci prendiamo un impegno di mandarla, farla conoscere un po' di più anche dalle parti della Val Seriana, dove forse è meno conosciuta rispetto a tante altre zone questa gara del Brembo Ski. E poi ricordiamo che è bello anche così rammentare la grande figura di Barbara Ramini, no? Sì, quello è l'importante. Poi non bisogna dimenticarsi che il ricavato va interamente, cioè quello che il netto, il ricavato va interamente devoluto ad una ricerca delle malattie genetiche, all'ARMR. E dunque è una cosa nobile, è una cosa bella, cioè noi non ci guadagniamo niente, ci guadagniamo solo la fatica e basta. Signor Sonzogni mi ha già parlato e mi ha già detto che Brembo Ski è in attesa della neve per iniziare una bellissima stagione, soprattutto una bellissima stagione invernale che potrà appagare e dare sfogo, fare da valvola di sfogo ai tanti atleti, soprattutto giovani, che anche quest'anno ci saranno. Certo, speriamo che il sole di oggi sia molto freddo e molta neve d'inverno, così si può, possiamo tutti un po' divertirci nel nostro sport preferito, che è la neve praticamente, lo sci sia da discesa che di fondo, che sci nordico. Certamente. Possiamo dire insomma che sicuramente ci sarà una quinta edizione, estate già, perché il pensiero, anche se poi c'è da riflettere, ma il pensiero sarà sempre lì. Sì, beh, adesso cominciamo a smaltire un po' le fatiche di questi giorni, di questa edizione, ma sicuramente il prospetto va avanti, cioè non si può fermare a questo punto, solo a queste edizioni. Benissimo, grazie John, grazie. Tanti auguri, complimenti. Eccoci qua, come del resto avete sentito anche dalle parole del massimo responsabile di questa gara, il ricordo della figura di Barbara Ramini è davvero prezioso. E soprattutto proprio per questo e soprattutto per quello che valeva Barbara Ramini si è voluto dare in beneficenza quello che sarà il ricavato di questa manifestazione. In particolare ne parliamo col dottor Accardi e la dottoressa Galizzi, se non ho capito male, che sono il responsabile e la vice, se vogliamo, insomma, segretaria, ma credo che cambi poco, della delegazione delle Orobie per quanto riguarda la RMN, giusto? Ho detto più o meno tutto giusto, mi corregga se sbaglio, però mi corregga, mi consenta prima di ricordare la figura di Barbara Ramini. Sì, Barbara è stata ed è un'amica con la quale siamo legati da tantissimi anni, abbiamo condiviso tantissime cose, molto nel campo del volontariato, perché Barbara dedicava tantissima della sua vita al volontariato, e anche quando ci ha lasciato ha chiesto al John, quindi a suo marito e ai suoi amici, di organizzare qualcosa, una manifestazione sportiva, perché lei era una sportiva anche, che potesse ricordare lei, ma in funzione del volontariato e della beneficenza. Quindi una donna grandissima, una donna che anche nel momento più difficile della sua vita ha pensato agli altri, e quindi è quanto di più bello possa essere donato, insomma. Lei è responsabile di questa fondazione Onlus, mi parli un po' in particolare di cosa vi occupate e soprattutto quali sono gli indirizzi precisi che questa fondazione ha. La fondazione Aiuti Ricerca Malattie Rare è nata circa 22 anni fa su volere del professor Garattini e della dottoressa Guadalupi, che è la presidente nazionale, e ha la funzione di diffondere la cultura del volontariato in generale, raccogliere fondi per creare borse di studio per giovani ricercatori dell'Istituto Mario Negri, che si occupa prevalentemente di ricerca sulle malattie rare renali, soprattutto bambini, perché la maggior parte delle malattie rare renali colpiscono i bimbi.
abbiamo un appartamento, Casa Federico, che diamo gratuitamente a famiglie indigenti che devono venire da lontano a Bergamo per curare i propri cari o per ricerca, per studiare la malattia di questi bimbi o di queste persone. E diamo gratuitamente questo appartamento perché, per ovviamente contenere le spese. Cerchiamo anche di trovare il modo che i malati di malattie rare o i familiari di malati di malattie rare si uniscano in altre associazioni ma specifiche per quella malattia rara, per essere di maggior peso con l'opinione pubblica, con l'ambiente politico e quant'altro, per ottenere dei risultati in tema di opportunità, anche perché, proprio perché sono malattie rare, non hanno molto interesse, soprattutto da parte delle multinazionali del farmaco. Vi faccio una battuta: l'Istituto Mario Negri, che è un privato tra l'altro, non brevetta le proprie scoperte, i farmaci che scopre, per renderli immediatamente fruibili a dei prezzi ragionevoli. Quindi si comporta al contrario rispetto alle multinazionali, che ovviamente fanno il loro mestiere. Fanno il loro business. Ahimè, è una parola brutta da dire, però sappiamo che è così. Tra le altre cose, mi pare di capire, e mi perdoni se magari lo suggerisco, magari poi mi corregge se sbaglio, che Bergamo forse in questo senso, cioè non soltanto per quanto riguarda l'Istituto Mario Negri e così via, per quanto riguarda queste ricerche, diciamo, sia un pochettino un'isola felice, lo possiamo dire? L'ospedale di Bergamo, l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, è un'eccellenza mondiale in moltissimi campi della medicina e della ricerca, a livello l'ematologia dell'ospedale di Bergamo è una delle migliori al mondo, il comparto di cardiologia, dove io peraltro ho l'esperienza diretta, mi hanno salvato la vita, è un'eccellenza mondiale nella sua globalità, dalla cardiochirurgia all'unità coronarica al reparto di cardiologia, agli intensivi di cardiologia. Il dottor Lorini, che è responsabile dell'unità di cardiologia intensiva di Bergamo, è uno dei nomi internazionali più prestigiosi. Il professor Remuzzi, il primario della nefrologia di Bergamo, è riconosciuto a livello mondiale come uno dei grandi della nefrologia mondiale, presidente dell'Associazione Mondiale Nefrologi, cioè voglio dire. Quindi Bergamo ha una grossa tradizione di cura e di ricerca, perché molto spesso la cura e la ricerca non vanno insieme. La ricerca fa la sua strada, ma dissociata dalla clinica, e questo crea poi dei ritardi nelle scoperte. Bergamo questo vantaggio mette insieme la clinica con la ricerca, ed è quanto di meglio ci possa essere per ottenere dei risultati sul malato, ovviamente. Questo, le malattie rare purtroppo le scopriamo, le scoprite, per fortuna ci siete voi, quasi sempre, non dico quotidianamente, meno male, però spesso e sovente, come a dire, difficile insomma riuscire a capire il corpo umano, come si sviluppa, come fa, la reazione che può avere a questo piuttosto che un altro farmaco. Grazie alla ricerca, grazie allo sviluppo della ricerca sulla genetica soprattutto. Oggi si riescono a individuare molte delle cause delle malattie rare. Il problema è poi trovare la cura, perché essendoci pochissimi casi non è cosa semplice. L'Istituto Mario Negri, una volta che raccoglie un certo numero, pochi numeri di cartelle di malati, fa partire immediatamente la ricerca. Dove non può l'Istituto Mario Negri, perché non è di sua competenza, comunque ha una banca dati di collegamento con tutti i centri di ricerca mondiali, e coloro che mandano
la cartella clinica con tutti i dati su una determinata malattia, poi indirizzano all'istituto, al centro ricerche, in qualsiasi parte del mondo, più idoneo a seguire la ricerca per quella specifica malattia. Però oggi con la genetica si riescono a ottenere dei risultati impensabili anche solo fino a pochissimi anni fa. Certo, questo, come dicevamo, è importante, questo è significativo, vuol dire che siamo sempre di più sulla strada buona. Quanto è importante la sensibilizzazione anche attraverso queste manifestazioni di quelle che sono le problematiche che spesso e sovente fanno parte del nostro vivere quotidiano? È sicuramente importantissimo, infatti il nostro volontariato, oltre che a raccogliere fondi, è proprio quello di diffondere, far conoscere l'istituto, che è un istituto di eccellenza, ce l'abbiamo qui a Bergamo e magari nessuno conosce questa realtà. Dunque noi vogliamo anche proprio con il nostro volontariato diffondere questa, dare questi messaggi, passare queste messaggi. Abbiamo parlato, grazie signora, abbiamo parlato tanto anche di quello che è, come dicevamo, quelle che sono le problematiche del nostro vivere quotidiano, se vogliamo, però oggi dobbiamo parlare anche di sport. Io so che lei ha fatto la gara e vorrei sapere come si è trovato, come si è piazzato, allora. e se a metà strada si è trovato pentito e ha detto dentro di sé: chi me l'ha fatto fare? No, beh, io ho partecipato alla prima edizione di questa gara, poi mi sono ammalato di cuore, io ero un grande sportivo, ho avuto dei gravissimi problemi di cuore che mi hanno portato ai limiti del trapianto di cuore. Oggi, grazie alla tecnologia, lì c'è la mia bici assistita, io sono salito con la bici assistita, perché senza la tecnologia mi sarebbe oggi negato con il mio cuore qualsiasi attività sportiva. E mi è permesso invece ripercorrere le mie valli e le mie salite. Mi piacerebbe tanto riprendere i miei skiroll, che comunque conservo, nella speranza di poterli ancora utilizzare, e non sono impolverati. Benissimo, questo vuol dire che il primo amore, insomma, non si scorda mai, via, possiamo dire così. Io ringrazio questi signori proprio per la loro presenza, la loro testimonianza, non mi resta che augurarle buon lavoro. So che è un lavoro spesso e sovente anche abbastanza amaro, perché tante volte non sempre il successo è dietro l'angolo, certe volte bisogna masticare amaro, però quelle poche volte, ecco che intanto arriva il mezzo, quelle poche volte che si riesce ad ottenere e soprattutto a guarire qualcuno, credo che siate voi i primi a gioirne, no? È una grande emozione. Io ricordo le parole del professor Remuzzi alla consegna delle borse di studio proprio pochi mesi or sono, dove gli vennero le lacrime agli occhi nel dire: abbiamo salvato la vita di un bimbo. Questo è bellissimo e questo sicuramente fa capire anche l'importanza di quella che è la ricerca e l'importanza di quelle che sono queste fondazioni, che ripeto operano spesso e sovente nell'ombra, ma che forse ci consentono oggi di sorridere anche un po' tutti, insomma, in maniera diversa, il sorriso della vita. Volontariato. E un applauso al volontariato che fa parte della fondazione, esatto. Naturalmente. Grazie. Grazie, avremo l'opportunità di vederci ancora, magari già dalla prossima edizione, va bene? Assolutamente sì. Grazie. Complimenti. Grazie a voi. Eccolo qua il vincitore, dopo l'intervista che ha voluto soprattutto sottolineare i motivi perché, insomma, di questa manifestazione, sottolineare la figura di Barbara Ramini e soprattutto della fondazione che viene sostenuta attraverso questo evento. Eccoci con Sergio Bonaldi, lui gareggia per l'esercito, lui oggi ha messo un tassello importante, diciamo così, che ancora una volta hai fatto capire che sei in forma smaglianti. Io ti ho seguito per un buon tratto di gara, sei stato lì furbo dietro a Richard e poi a un certo punto hai cominciato a snervarlo un po' con dei piccoli attacchi fino a quando l'hai lasciato indietro, dai. No, ma diciamo che la gara è stata comunque combattuta, perché eravamo tutti e due sullo stesso livello. Siamo partiti con un ritmo subito alto e dopo 2 chilometri ci siamo ritrovati in due. All'inizio sono rimasto comunque dietro perché capivo che il ritmo era alto e faticavo. Poi man mano che si saliva ho pensato di provare
a vedere se riuscivo a arrivare da solo, e a 3 chilometri ho tentato il primo allungo, ma subito ha chiuso il buco Richard e mi ha ripreso, e a meno 2 ho riprovato un'altra volta, ho guadagnato quei 5 secondi che sono riuscito a tenere fino all'arrivo, forse ho guadagnato ancora qualche secondo negli ultimi 500 metri. Poi la gara comunque con la temperatura alta, il percorso impegnativo è stato veramente difficile, ci ha impegnati molto. Questo vuol dire che stai bene, sei in buona forma, o questo, diciamo, questa estate calda sicuramente ha un pochettino snervato tutti voi? No, beh, l'estate calda di sicuro ci ha fatto perdere un po' di forza in questo periodo. Adesso entriamo in un periodo settembre importante, perché abbiamo diversi appuntamenti, abbiamo i campionati italiani settimana prossima, poi c'è la gara di Sovere e poi abbiamo Coppa del Mondo e campionati del mondo a Trento a fine settembre, quindi queste gare ci aiutano per arrivare in forma e per presentarci in condizione contro gli stranieri che arriveranno qua agguerriti, e se non siamo al massimo non possiamo competere con loro, quindi se riusciamo a alzare il livello facendo gare come quella di oggi, impegnandoci fino all'ultimo, è tutta una cosa in più che ci può aiutare. Certo, questo mi fa pensare che è molto lontano il giorno in cui Sergio Bonaldi decide di appendere gli sci, o se vuoi gli schirolo, le scarpette, fai quello che vuoi al chiodo. Tra l'altro recentemente ti ho visto anche correre a piedi. Ma no, intanto la voglia c'è ancora, se i risultati arrivano continuo, poi nel momento che non sarò più competitivo deciderò di fermarmi. Bene, ci vedremo a Sovere allora. Va bene, a Sovere ci saremo sempre. Il livello là è ancora più alto, quindi bisogna arrivare ancora più in forma rispetto a oggi. Grazie Sergio. E dopo le interviste, come avete visto, siamo passati alle premiazioni, abbiamo lasciato scorrere ancora un po' di immagini sul sottofondo musicale, anche perché le classifiche ve le ho già date, comunque ci sembra giusto riepilogarle. Per quanto riguarda la categoria dei più piccolini, io voglio ricordare, anche se non è mio costume visto che sono talmente giovani, 2007-2008, voglio ricordare l'ordine d'arrivo: primo posto per Daniel Bianzina, secondo Lorenzo Moizzi e terzo Lorenzo Bonaventura.
Bonaldi in ambito maschile. In ambito femminile ha vinto Gaia Alcaini e al secondo posto Sara Velotti. Per quanto riguarda invece la gara maschile e femminile, chiedo scusa, delle giovani, la vittoria è andata a Claudia Milesi del Roncovello davanti a Cassandra Bonaldi, terza Arianna Bricalli, poi Iris Campana, Leonora Villa, Giulia Cozzi e Rebecca Zani. Per quanto riguarda il settore maschile, ha vinto per il Montebelluna Lorenzo Riccardo Masiero, che era in gara assieme alla mamma e assieme anche al papà, che ben si è comportato, insomma davvero una squadra tutta tutta di appassionati fondisti e poi di schirollisti, e dunque Lorenzo Riccardo Masiero ha ottenuto il primo posto davanti a Gianmarco Gatti e poi Mirko Bonaccorsi, al quarto posto Matteo Milesi, quindi Alessandro Rossi, Lorenzo Moisi, Mauro Balmetti e Alessandro Valsecchi. Questo per quanto riguarda appunto la gara dei giovani. Adesso nella categoria femminile delle aspiranti, con la vittoria, andiamo a vedere la vittoria di Nicole Bricalli, al secondo posto Alessia Valle, terza Francesca Bricalli, che presumibilmente dovrebbe essere la sorella della vincitrice Nicole. E adesso la gara maschile della categoria junior aspiranti, con la vittoria di Luca Curti con il tempo di 35-53, sicuramente un bel tempo, lo dobbiamo dire, rispetto al 31-44 di Sergio Bonaldi, è del 97 questo ragazzo, 18 anni, davvero più che una promessa. Poi al secondo posto Gabriele Schena, al terzo Carlo Bonaldi, quarto Lorenzo Milesi, quinto Luca Milesi, sesto posto Angelo Buttironi, settimo Mattia Bonzi, ottavo Patrick Bonzi. E adesso veniamo alle due gare femminili. Iniziamo dalla categoria master femminile, dove si è registrata la vittoria di Marisa Sonzoni del CAI di Zogno davanti a Claudia Roata del Montebelluna, la mamma appunto del vincitore della categoria giovani Lorenzo Riccardo Masiero, e al terzo posto Loretta Urgesi. Per quanto riguarda invece la categoria femminile senior, la vittoria è andata a Giulia Malagoni, il tempo di 40-33 davanti alla Ilaria Paltrinelli, 45-15, e al terzo posto la schirollista pazza, si è definita così, Elena Bugatti. E adesso andiamo a vedere l'ultima categoria della quale ci occupiamo, dove abbiamo registrato la vittoria insomma di Sergio Bonaldi, tanto attesa quanto comunque combattuta, visto che Richard Tiraboschi non gli ha permesso certo di fare un giro, diciamo così, semplicemente una gitarella fuori porta. Primo Bonaldi, secondo Tiraboschi, terzo Bianchi, quarto Di Gregorio, quinto Stefano Paganessi. Nella categoria master invece la vittoria è andata a Guido Masiero del Montebelluna e si è completato così il quadro familiare della famiglia Masiero con la vittoria di Guido. Secondo posto per Torchitti, terzo Predanza, quarto Gervasoni e quinto Monaci. Abbiamo concluso per quanto riguarda appunto questo servizio. Ricordo a tutti gli appassionati l'appuntamento di Sovere il 12 settembre. Non mi resta altro su questo tramonto che salutarvi e ringraziarvi per essere stati con noi. Grazie e buona serata a tutti e risentirci più presto.